Buongiorno, allora finiamo questa giornata con una tavola rotonda, chiamo i relatori De Lorenzis, Carrese, Piras e Gandolfi e chiedo anche a Matteo Colleoni di mettersi qui alla mia destra che farà poi le conclusioni della giornata e ho sentito che scriveva tanto, adesso spero che avrà ancora molto da scrivere. Abbiamo un fuori programma, nel senso che con De Lorenzis avremo una breve, veloce, mi ha assicurato, carrellata di slide in cui l'intenzione è fare intanto il punto a livello normativo su ciò che è stato fatto finora e ripartiamo un po' mettendo il focus della nostra discussione sulla parte normativa. Quindi adesso abbiamo visto le best practices, abbiamo visto anche delle necessità che sono emerse, di cui tra poco discuteremo con i diversi stakeholder, ma cerchiamo di vedere e di fare un attimo il punto su che cosa c'è adesso per quanto riguarda lo sharing mobility e la mobilità e il mobility manager in azione. Funziona? Tanto, scusate, saluto un ex collega che stimo molto. È una cosa che solitamente non accade tra schieramenti che non sono nella stessa maggioranza, ma c'è una stima personale per il lavoro che abbiamo fatto proprio sulla mobilità. Io chiedo scusa a tutti, mi presento, sono Diego De Lorenzis, deputato del Movimento 5 Stelle, un ripetente perché sono alla seconda legislatura, alla mia ultima legislatura, e mi scuso anche per la semplicità delle slide, ma le ho preparate adesso mentre i relatori parlavano, perché volevo, essendo l'unico rappresentante istituzionale in questa sede, provare a tenere un po' l'attenzione e il focus di quello che è stato fatto nella scorsa legislatura, quello che auspicabilmente dovrebbe essere fatto in questa e comunque le cose che stanno oggi in discussione in Parlamento. Qualcuno ha detto che i politici hanno sempre una responsabilità, no? Quindi oggi io sono il pungibo, sono quello su cui forse ricadono molte delle colpe. Però qualcun altro ha detto giustamente che non tutto si risolve con una legge ed è evidente che noi viviamo in un paese forse che nutre troppa fiducia nella iperlegificazione, una bulimia che appunto produce troppe norme, a volte spesso in contrasto. Però alcune norme sono state fatte e credo che abbiano aiutato la mobilità in questo Paese nella scorsa legislatura. L'infortunio in itinere, come è stato già ricordato dal direttore del Ministero, una riforma dei servizi pubblici, in cui ovviamente ricade anche il trasporto pubblico, il recepimento della direttiva sui combustibili alternativi, forse secondo noi un po' troppo sbilanciata verso il gas naturale, la legge cosiddetta De Caro, per l'onorevole De Caro, oggi sindaco di Bari, che l'ha proposta e cui poi sono state abbinate le altre, la cosiddetta legge numero 2 del 2018 sulla mobilità ciclistica, che prevede i piani urbani della mobilità sostenibile obbligatori, credo che non ci sia bisogno di approfondire più di tanto, il collegato ambientale, cui è stato fatto cenno precedentemente con il programma sperimentale Casa Scuola e Casa Lavoro, una legge sull'omicidio stradale che ha compiuto oltre 2 anni e forse sarebbe il caso anche di vedere se gli effetti auspicati sono stati riscontrati, tenuto conto che il numero di incidenti è in diminuzione ma il numero di morti in realtà è in aumento. Cos'altro? C'è stato un programma voluto dal Ministro Delrio sul rinnovo dei mezzi del TPL e nell'ultima legge di bilancio del 2018, quindi a dicembre 2017, una battaglia che credo sia stata voluta da tutti sulle detrazioni al 19% degli abbonamenti del TPL e ancora una giornata una giornata in memoria delle vittime della strada, che ovviamente non è risolutiva, ma insomma anche lì si impegnavano gli enti pubblici a dare evidenza che questo non è un fenomeno che dobbiamo accettare in maniera molto statica.
ci sono state delle leggi discusse, arrivate anche a buon punto e poi non approvate. Penso alla modifica del codice della strada, alla riscrittura completa, visto che il codice oggi è un po' incoerente e non prevede alcune cose che sono banali, penso alle cosiddette case avanzate, alle intersezioni semaforiche, quindi esperienze internazionali che hanno già dato prova di essere funzionali. La modifica puntuale del codice della strada, quindi intervenire su quelle che sono le norme più urgenti. Avevamo fatto un lavoro con Paolo Gandolfi su questo, che purtroppo appunto non ha visto la luce per motivi diversi. La rete nazionale della mobilità lenta, un'altra legge che poteva incentivare anche la ciclabilità sfruttandosi dei fiumi e altri percorsi, insomma, di mobilità. Ancora c'è stata una legge di iniziativa popolare sul estendere a 30 km orari il limite massimo della velocità nei nostri centri urbani, con eventuali ovviamente limite a 50 nelle strade a scorrimento o in altri tipi di tipologia, quindi tendenzialmente rendere tutte le zone quasi a traffico condiviso, cioè tra categorie di utenti diverse. E poi la legge Salva Ciclisti, diciamo, una campagna che qualcuno di voi immagino conosca, che ha avuto origine in Inghilterra e che però appunto poi non è stata recepita dal Parlamento italiano. Le leggi auspicate, sicuramente c'è da modificare il codice della strada, sia perché è incoerente, quindi diciamo una riscrittura forse sarebbe auspicata, la auspicano un po' tutti, dalla polizia stradale alle associazioni di ciclisti, una parte di Confindustria, insomma c'è parte dei dirigenti delle direzioni generali del Ministero auspicano una riscrittura più coerente e più semplificata del codice. Ci sono ovviamente delle modifiche più urgenti e puntuali, che è quello, diciamo, su cui si sta lavorando in queste settimane, anche con la spinta che ha voluto dare il ministro Toninelli. Non voglio fare interventi ovviamente di parte. Una legge che migliori in qualche modo la condivisione, insomma, delle auto private, quindi tramite carpooling e il car sharing peer-to-peer, quindi tra privati. Incentivi a famiglie senza auto, cioè coloro che scelgono, e sono, diciamo, pochi ancora, ma è un trend che magari vedrà la luce nei prossimi anni in maniera più consistente. Famiglie, persone che rinunciano a comprare l'auto o addirittura rinunciano a possedere quella che hanno. Maggiori risorse per il TPL, questa, diciamo, è una cosa che lamentano tutti, insomma, dagli enti locali fino ai partiti che sono rappresentanti in Parlamento. Si potrebbe immaginare anche una proposta di legge che, unita alla settimana della mobilità sostenibile, incentivi, diciamo, le giornate senza auto, che non siano soltanto le domeniche ecologiche, e magari una giornata simbolica per il bike to work. C'è una proposta sulla semplificazione del trovare, insomma, degli spazi, del deliberare degli spazi ad uso comune per il parcheggio delle bici in condominio, perché è una delle piccole barriere psicologiche che abbiamo nell'uso delle bici al posto delle auto private, e il furto di bici, perché, diciamo, è la seconda ragione per non usare la bici, è la paura, diciamo, del furto, dopo ovviamente il problema della sicurezza stradale, anzi dell'insicurezza stradale. Le leggi in discussione ora, che sembra non c'entrino nulla in realtà con la mobilità sostenibile, ma volevo fare giusto un focus su quelle che sono alcune cose che stiamo discutendo proprio in questi giorni. Il quarto pacchetto ferroviario, una direttiva che, diciamo, viene recepita dall'Italia e che prevede l'integrazione dei servizi ferroviari. Non c'è l'integrazione tariffaria con altre modalità di trasporto, ovviamente, perché non si può intervenire, visto che la direttiva è focalizzata sul trasporto ferroviario, però riguarda molto il trasporto pubblico, sia regionale sia suburbano, quindi
Da questo punto di vista, questo diciamo, consentirà di avere un sistema unico informatico dove le varie aziende devono compartecipare ai costi e avere, diciamo, facilitare questo scambio di informazioni. Il contratto RFI con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si parla tanto di intermodalità, ma in quegli interventi non si vedono banalmente, per esempio, gli scivoli per le biciclette sulle scalinate, come si usa in tante città europee. Quindi loro intendono l'intermodalità molto come scambio gomma-ferro, quindi parcheggi per autobus e per auto. C'è qualcosa sulle velostazioni, ma secondo me, secondo noi, probabilmente si può fare di più. E poi ci sono degli interventi ovviamente, diciamo, di infrastrutturazione sul TPL e sul TPL regionale per colmare il gap con altri paesi europei. Si sta intervenendo, come dicevo, sul codice della strada, cercando di intervenire anche su un'esigenza che è emersa negli ultimi anni, che sta avendo un trend qui a Roma, diciamo, è evidente con i segway dei turisti. La micromobilità elettrica in alcuni contesti, penso a Milano, Roma e altre città, è più che una moda rispetto a quello che è successo magari tanto tempo fa, qualche anno fa, con i rollerblade o con gli skate. Quindi probabilmente aprire o normare e regolamentare questo tipo di mobilità potrebbe dare un impulso. E poi ovviamente siamo in dirittura di inizio per la legge di bilancio, dove si può diciamo, riservare delle risorse economiche per alcune iniziative che voi avete anche sollecitato. Faccio un piccolo focus sugli incentivi economici. So che alcuni comuni stanno provando a incentivare questa forma del bike to work. Il rischio ovviamente è quello che, finito l'incentivo, si finisca anche la pratica virtuosa, o addirittura che ci siano dei comportamenti speculativi per cui uno carica la macchina la bici sulla macchina e va in auto al lavoro. L'altra questione è l'acquisto delle bici. I trend mostrano che c'è già una sostituzione delle bici tradizionali con le bici elettriche. È vero che il costo è eccessivo, ma tendenzialmente se uno ha già la seconda o la terza auto in famiglia e rinuncia a una di queste auto, probabilmente già un'analisi costi-benefici economica tende a, come dire, non aver bisogno di incentivi economici per l'acquisto di una bici anche elettrica. Quindi forse la parte su cui noi come paese siamo più carente è l'infrastrutturazione di percorsi ciclabili. Non le chiamo piste ciclabili perché poi ci sono, diciamo, diverse modalità con appunto gli spazi condivisi, e questo è evidente se vedete anche sul bando del collegato ambientale il numero di comuni che hanno fatto richiesta di partecipare alla ripartizione di quelle risorse. Ancora un altro focus sull'auto elettrica, che è una grande operazione insomma, del settore dell'automotive mondiale, che si sta appunto sta spingendo sul cambio di alimentazione, ma in realtà riduce le emissioni a livello locale, sicuramente le emissioni a livello di CO2, perché parte dipende ovviamente da come produci l'energia elettrica o l'idrogeno. Sull'uso delle risorse, appunto, dicevo, da una parte dipende da come le produci, e poi comunque c'è la questione dei materiali, della materia, che rispetto al tempo di vita dell'automobile, tenuto conto che il 95% è un pezzo di ferraglia che sta fermo, in realtà è un uso delle risorse che forse ancora non è sostenibile. C'è ancora un aumento di particolato, perché è dovuto all'uso dei freni e all'uso delle gomme, quindi anche questo problema in realtà non viene risolto. C'è un problema di insicurezza stradale. Oggi, diciamo, si guarda molto all'auto a guida autonoma, ma come dire, ci sono esperienze che dimostrano che con pochi interventi in realtà la sicurezza stradale si può aumentare senza aspettare decenni per avere l'auto a guida autonoma, che comunque avrà un periodo di coesistenza con l'auto tradizionale. Bene. E poi non risolve il problema della congestione, ma credo che queste siano cose che voi tutti già sappiate. Finisco. Ci siamo, l'ultimo. Perché ho un po' di domande per lei, ne ha veramente scaturite tantissime, non so se e queste poi, slide... Vabbè, io l'hanno come diceva la prima slide, sono qui in qualità di rappresentante istituzionale, come, diciamo, legislatore, quindi la mia è più una
voglia di ascoltare, diciamo, le vostre riflessioni per capire se è possibile intervenire. Ho preso giusto lo spunto, appunto, di maggiori risorse, agevolazione al TPL e delle linee guida, quindi me lo sono appuntato come, come interventi su cui eventualmente il legislatore può intervenire. Una good news, l'ultima slide, alla Camera dei Deputati si stanno riducendo il numero di posti auto a favore di maggiori rastrelliere, una sostituzione parziale delle rastrelliere che non sono più quelle basse e scomode, ma sono quelle a U rovesciato, tanto per avere un'idea, e anche diciamo, l'adozione degli spogliatoi per quei dipendenti e quei parlamentari che magari vogliono vestire in giacca e cravatta ma insomma hanno qualche difficoltà ad arrivare un po' sudati o con la pioggia. Perfetto, allora ci ha fatto un quadro completo. Ovviamente spero che per tutti i mobility manager Sara parlare di ferrovie e trasporto su rotaia non sia una cosa anomala quando si pensa alla mobilità sostenibile, che insomma mi sembra un rimando più che dovuto, soprattutto in aree metropolitane come quella di Roma, ma anche insomma se penso a Napoli o ad altre estensioni, insomma, quindi mi fa piacere che il governo ci stia pensando. Però le vorrei chiedere, lo stesso Bratti nel suo intervento iniziale, nella sua video intervista, parla appunto di una frammentazione del quadro normativo. Lei sostanzialmente un po' mi sta confermando questa cosa con la sua presentazione. E abbiamo parlato anche della necessità di integrare processi all'interno dell'azienda, cioè i mobility manager devono essere integrati in un processo aziendale, ma anche a livello di un'area strutturata come un'area urbana o un'area interurbana come quella di Roma, perché sicuramente il centro di Roma ha un suo interesse, ma abbiamo visto che ovviamente chi viene da fuori è il primo che poi si porta con l'auto, anche perché insomma perdere un treno e stare un'ora fermi in stazione ad aspettare il seguente non piace a molti, soprattutto se vogliono tornare a casa. In quest'ottica qual è l'approccio che state seguendo di integrazione di processi e eliminare un po' la frammentazione normativa? Sì, ovviamente la volontà è quella di avere un delle leggi che siano coerenti. La difficoltà che ha oggi il legislatore, che ovviamente avete anche probabilmente voi, è che i centri di costo e i centri di responsabilità sono plurali, sono come dire diffusi, e quindi in qualche modo avere degli interventi normativi che intervengono su diverse normative per promuovere poi una effettiva intermodalità, integrazione tariffaria, in realtà si riesce a fare poco. Le esperienze che però sono state raccontate dimostrano anche che molto si può fare a legislazione vigente, da quello che abbiamo visto, insomma, esperienze molto, molto innovative e anche molto efficaci. Quindi la necessità di intervenire sempre con delle norme per imporre qualcosa probabilmente è anche una mentalità che diciamo, dobbiamo provare un po' a superare. No, ma fluidificare le norme, cioè leviamole un po' di norme e facciamone una che semplifichiamo, no? L'idea di, per esempio, riscrivere il codice della strada tende anche a sposare questo obiettivo, no? Perché oggi abbiamo un'iperlegificazione e anche nel codice della strada si fa spesso riferimento magari a tecnologie piuttosto che a riferimenti normativi europei che in realtà poi vengono superati, quindi assolutamente la delegificazione o comunque la semplificazione normativa è una delle cose che proviamo degli obiettivi che proviamo a tenere sempre presenti. Ok, ora passiamo ad un altro relatore e poi tornerai con lei anche sulla questione assicurazioni, perché abbiamo parlato di carpooling, però immagino che anche a questo ci sia anche su questo ci sarebbe un ragionamento ampio da fare. Vorrei chiedere a Carrese, delegato direttore dell'Università di Roma 3, voi avete un'esperienza in ambito di mobility management, diciamo che è un fiore all'occhiello a livello internazionale, anche perché comunque sia Roma 3 a capofila della rete dei mobility manager universitari. Questa è una grandissima, diciamo, iniziativa, non soltanto a livello universitario per migliorare il traffico degli studenti e di chi lavora nell'università, come abbiamo visto prima, non è soltanto, anche se è molto importante, un driver per far scegliere un'università rispetto a un altro per amplificare gli studi, ma anche una prima base di relazione culturale con una mobilità nuova, cioè di fatto da una parte abbiamo le norme, da una parte abbiamo i cittadini di oggi e di domani che si devono formare. In questo avete visto un'evoluzione, un riscontro nel cambiare metodo
e nell'insegnare anche questo in fondo a livello universitario? Beh, allora, non siamo stati bravi come Carteny, che ha valutato anche il livello di concorrenza fra le università in funzione della sostenibilità dei sistemi di trasporto offerti. Però un paio di esperimenti li abbiamo fatti, ne abbiamo fatto uno addirittura 6 anni fa sulle biciclette elettriche, che funzionavano benissimo per venire all'università. È ancora in corso un car sharing elettrico in collaborazione con Enel, dove naturalmente i problemi sono diventati un pochino più corposi, più evidenti. E qui devo dire, mi rifaccio a quello che diceva Giovanna Martellata all'inizio, ovvero sia, quando si lavora sulla mobilità sostenibile, quello che bisogna prendere in considerazione è proprio tutto un sistema fatto di domanda, fatto di offerta e soprattutto fatto di regolazioni, perché le regolazioni, non le leggi, ma i sistemi di regolamentazione sono quelli che governano i fenomeni. Quindi, ad esempio, così un suggerimento: se uno vuole rilanciare la ciclabilità a Roma, basta vietare l'accesso a tutti i motocicli e ciclomotori dentro il centro storico di Roma e improvvisamente sostituiremo 700.000 motorini con 700.000 biciclette. Quindi è chiaro che la regolamentazione funziona quando c'è un divieto, una norma, una spinta, insomma. Tornando invece a parlare di Roma 3, è chiaro che gli studenti, non voglio rubare argomenti a Matteo Colleoni, che è il coordinatore, insieme a Stefania Angelelli, che sta qui fra il pubblico, del coordinamento dei mobility manager universitari, però in effetti lavorando su Roma 3 noi abbiamo sempre lavorato sui nostri studenti. Roma 3 ha circa 30.000 studenti e sono sparsi più o meno come l'università della Vanvitelli, però non sulla Campania ma dentro Roma. 12 dipartimenti, tutti più o meno fra Roma Centro e Roma Sud. È chiaro che riuscire a mettere a sistema delle differenze così forti fra la estrema periferia, non so, lo studentato di Valle Ranello che sta fuori del raccordo con Madonna dei Monti che sta al Colosseo, diciamo più o meno, ecco, ritorniamo nello stesso sistema. Poi Roma 3 non vive in concorrenza con la Sapienza e con Tor Vergata, naturalmente non è così centrale come la Sapienza, non è così periferica come Tor Vergata, quindi è chiaro che gli studenti si muovono un po' con tutti i sistemi. Abbiamo un grossissimo bacino ad Ostia, quindi molti studenti prendono il treno, però è pure vero che nella zona di Ostiense e Marconi, dove c'è il grosso dei dipartimenti, comunque c'è ancora possibilità di parcheggiare, quindi è un continuo testare con i nostri studenti, diciamo, quello che funziona e quello che no. Direi che forse non è mai troppo tardi per cominciare a parlare di trasporto pubblico incluso nel diritto allo studio, perché probabilmente se uno studente che si iscrive all'università insieme all'iscrizione riceve direttamente l'abbonamento per 5 anni al trasporto pubblico, si organizza già di conseguenza. Un'altra cosa che vorrei dire, che ad esempio, ecco, mi è piaciuto moltissimo nell'intervento della mobility manager d'area Angela Chiari il concetto del software gratuito per il piano spostamenti casa lavoro. È chiaro che noi siamo il dipartimento di ingegneria, quindi non andiamo a utilizzare software esterni, però domani il coordinamento di mobility manager universitari si metterà all'opera per fare un software gratuito da distribuire a tutti i mobility manager d'area, di azienda, università, di scuola, supermercati, qualunque cosa essa sia, perché è chiaro che un software gratuito e condiviso consente la distribuzione dei dati, che poi è la base di partenza proprio per creare, diciamo, una rete che funzioni su questo tema. Non so se ho risposto alle sue domande, ma qualche cosa. Beh, diciamo, mi ha detto cultura, tecnologia e regole certe, da quello che ho capito, quindi in parte sì, assolutamente, anche spunti interessanti sotto il profilo normativo. Piras, Euromobility, voi come associazione di mobilità avete qualche spunto di esperienza pratica per migliorare anche sotto il profilo normativo eventualmente, magari se anche lei mi riesce ad aiutare a semplificare, qualche suggerimento per semplificare a livello normativo? Sì, innanzitutto io vi porto i saluti del nostro presidente, l'ingegner Bertuccio, che non è potuto essere presente oggi. Non mi occupo io di normativa, ma cercherò di rispondere a quelle che sono tutte le sollecitazioni, le,
le istanze che sono uscite fuori nel corso di questa giornata e di tutti gli interventi molto interessanti che si sono susseguiti. In particolare, a nostro avviso, c'è ancora del lavoro da fare a livello normativo. Sostanzialmente noi siamo fermi col mobility manager aziendale alla normativa del 98 che lo definiva, con qualche aggiornamento nel 2000, poi nel 2015 col famoso collegato ambientale, però c'è ancora molto da fare. Quindi ok snellire, però ci sono alcune cose che vanno ancora ben definite. Ad esempio, per quel che riguarda la figura del mobility manager aziendale, attualmente si parla di un obbligo, che poi obbligo non è perché non ci sono sanzioni, per le aziende che hanno almeno 300 dipendenti. Si pensi però ad esempio agli enti pubblici che ricevono un certo numero di visite durante la giornata. Faccio l'esempio di un ufficio postale, può avere anche 10 dipendenti, ma muove nel corso della giornata un certo numero di spostamenti che può arrivare a superare anche quei 300 dipendenti, che invece sono il limite, no, per le aziende più standard. Quindi in questo caso si dovrebbe considerare anche la domanda indotta da un ente di questo tipo, un ente pubblico, un esercizio di qualche tipo, e normare anche in questo senso. Allargando ancora di più il discorso e prendendo spunto da quanto scritto anche Gian, di quanto abbozzato più che altro nel collegato ambientale, anche per situazioni a carattere temporaneo, come possono essere gli eventi, come non so, una partita di calcio, un concerto, anche in questo caso dovrebbe essere, diciamo, introdotto un qualcosa a livello normativo che obblighi a redigere un piano di qualche tipo. In questo caso non può essere un piano degli spostamenti casa lavoro, ma un qualcosa di analogo, potremmo chiamarlo un piano di gestione della domanda di trasporto, perché in questi casi c'è una domanda di trasporto che viene indotta dall'evento in sé, che non è sistematica perché non ha un carattere di ripetitività nel tempo o nello spazio, però è concentrata in un'unica destinazione, analogamente a quanto accade nel caso dei piani di spostamento casa lavoro, nei quali appunto c'è questa azienda che è l'unico punto di destinazione di tutti gli spostamenti. Quindi anche in questo caso, a nostro avviso, c'è molto spazio per un miglioramento della norma. Posso fare un inciso? Dieci anni fa a Seul, durante gli eventi straordinari, l'azienda di trasporti pubblici locale, in accordo con la compagnia telefonica, rilevava la densità di segnali telefonici e organizzava le linee in tempo reale per smaltire la gente alla fine degli eventi speciali. Dico con un po' di rammarico, fantascienza. Seul. Fantascienza per noi, purtroppo ancora, però sicuramente è uno spunto dal quale possiamo imparare qualcosa, senza dubbio. Allargando un po', diciamo, il nostro raggio, possiamo parlare anche del mobility manager d'area. In questo caso abbiamo avuto l'ottimo esempio di Angela Chiari del comune di Parma, che si interfaccia non solo con le aziende ma anche con l'amministrazione su tutti i livelli possibili, in particolare su quello che è il documento di pianificazione per eccellenza allo stato attuale, ossia il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Siamo nel mezzo della stagione dei PUMS, tutti i comuni italiani più grandi lo stanno redigendo o si apprestano a redigerlo, e quindi la figura del mobility manager d'area si deve fare portavoce delle istanze delle aziende anche in sede di redazione del PUMS. Questo perché in questo modo non rimaniamo ancorati a interventi puntuali per favorire questa o l'altra azienda, favorire ovviamente non con un'accezione negativa, ma tutti gli interventi che vengono in qualche modo auspicati dai mobility manager aziendali possono essere inseriti in un documento integrato, quale è appunto il PUMS, e quindi risultare utili magari anche alla collettività, ai privati cittadini. Per quel che riguarda infine il mobility manager scolastico, che è stato definito con la norma più recente, sempre il famoso collegato ambientale, a nostro avviso, e lo stiamo facendo nei progetti del collegato in cui siamo coinvolti, il mobility manager scolastico dovrebbe avere una funzione di rendere più strutturali tutte le iniziative di mobility management scolastico che vengono introdotte, con l'introduzione delle stesse anche all'interno dei POF, quindi dei piani dell'offerta formativa, perché soltanto in questo modo,
soltanto agendo in modo strutturale si riesce ad arrivare per bene al bambino, al ragazzo, che poi è l'adulto di domani. Ritornando al discorso del PUMS, il PUMS ha un'ottica, diciamo un raggio d'azione più o meno decennale, all'estero anche ventennale, trentennale, però in Italia con le linee guida sui PUMS ci si è diciamo tarati sui 10 anni. Coloro che stanno a scuola oggi tra 10 anni saranno adulti, probabilmente guideranno o vorranno guidare, vorranno avere una propria macchina di proprietà, vorranno prendere la patente. Sta quindi al mobility manager scolastico, sta a tutti noi, far sì che inserendo in modo strutturale delle politiche di mobilità sostenibile anche all'interno dei POF, si cambi già da oggi la mentalità del bambino, in modo che l'adulto di domani cresca già predisposto ad accettare soluzioni di mobilità sostenibile. E questo, diciamo, può essere aiutato anche da una revisione, un'integrazione della norma che parli di integrazione tra piani di spostamento casa-scuola e POF. Infine, una richiesta che abbiamo anche come associazione, ma che è sicuramente utile poi alla realtà di ogni singola città, è quella di istituire una sorta di albo, chiamiamolo, dei mobility manager a livello nazionale, non albo professionale, perché è antipatico, però anche banalmente un registro, in modo da rendere più semplice operare a livello nazionale nell'ambito del mobility management e anche a livello locale, a livello di città, perché in questo modo il mobility manager di area può allargare la sua rete di relazioni. Ovviamente anche il mobility manager di area dovrebbe occuparsi di concorrere alla redazione di questo elenco nazionale, però a nostro avviso manca, è qualcosa che manca e che renderebbe molto più semplice operare, creare, diciamo, fare rete, come si dice al giorno d'oggi, tra mobility manager. Sicuramente, grazie. Ok, sicuramente fare rete e integrazione di processi, normativa, però diciamo c'è anche un problema evidente di infrastruttura. Noi possiamo chiudere il centro a tutti i motorini, ma se passano le macchine, parlo per Roma, qualcuno di voi farebbe il muro torto in salita in bicicletta con le macchine che vi passano vicino? Non lo so, io forse no. E per quanto sono una biker, anche se non potrebbe sì, non sembrare. Senza dubbio. Quindi, ok le norme, ok mobility manager, ok la cultura, parliamo di infrastrutture. Non so se su questo Gandolfi forse lei ci può dire qualcosa, o se è più una sì, più non so, diciamo, lei ha seguito tutto ciò che riguarda la parte normativa sul mobility manager, quindi magari dall'esperienza dei pro e dei contro. C'è stato poi un problema pratico fisico? Beh, diciamo che la adesso parto dalla sua domanda, poi faccio, stendo una riflessione, non so se poi fa delle altre domande o se è un giro unico, ma comunque vediamo. Il tema delle infrastrutture, colgo la domanda per fare un approfondimento sul collegato ambientale. Siccome all'origine della norma introdotta nel collegato ambientale, che ha prodotto il programma sperimentale eccetera, ci sono io, nel senso che l'ho impostata e scritta io quella norma, poi come una ragazza madre il bimbo mi è stato tolto appena nato, è stato cresciuto da altri, ma insomma l'ho rivisto quando è tornato per il parere in commissione, era un po' diverso, ma insomma non è un problema. Questo però attiene un po' alla problematicità di cui lei chiedeva De Laurentiis sulla capacità complessiva del sistema legislativo, esecutivo, di produrre norme che siano efficienti, al di là del fatto che siano semplici o non semplici, di riuscire a cogliere un obiettivo. Le dico in tutta sincerità che quando io ho scritto quella norma, nell'estate del 2014, la mia intenzione era dedicare quella norma esclusivamente all'attività del mobility manager. Tant'è vero che uno degli elementi che suggerirei di introdurre sistematicamente in tutte le norme dove il governo, il Parlamento, chiunque finanzi qualsiasi azione di mobilità urbana è di mettere come prerequisito che il finanziamento va solo a enti e soggetti dotati, a enti dotati di PUMS e soggetti dotati di mobility manager, che così intanto mettiamo pari anche la questione delle 300, perché
se in Italia tutte le aziende con più di 300 dipendenti avessero effettivamente un mobility manager attivo, avremmo già raggiunto un grande obiettivo, ma siccome è una cosa sostanzialmente facoltativa e poco incidente, e io esplicitamente avevo escluso che quelle risorse fossero utilizzabili per infrastrutture, non perché io sia contrario a infrastrutture, lei ha detto una cosa certissima, cioè si fa fatica anche da parte del migliore dei mobility manager e anche da parte del miglior tecnico che pianifica un piano urbano della mobilità o chiunque abbia a che fare con queste materie, si fa fatica a spostare concretamente la domanda di mobilità se la organizzazione dell'infrastruttura non è corretta. In effetti lei ha citato il muro torto, è una strada dove non è neanche opportuno passarci in bicicletta, anzi. Però ciò non toglie che con delle azioni anche sull'infrastrutturazione esistente si possono ottenere dei risultati sensibili. E siccome il collegato ambientale voleva lavorare prevalentemente sulle innovazioni che sarebbero dovute arrivare e che in parte sono arrivate relativamente al buono mobilità, che all'epoca, io sto parlando dell'estate 2014, quando ho lavorato sulla cosa, era uscito l'intenzione, che poi in parte è stata tradotta, in parte no, da parte del ministro francese dell'ambiente, Ségolène Royal, di introdurre il buono mobilità in Francia per tutti i lavoratori, eccetera, eccetera. L'idea era facciamola anche noi in Italia e usiamo il collegato ambientale. Poi in realtà, come avete mostrato, parte dei progetti sono andati a realizzare delle piste ciclabili. In realtà io sono un fan assoluto delle piste ciclabili, tant'è vero che la legge De Caro si chiama De Caro Gandolfi perché l'ho seguita io, e poi sono state finanziate. Quindi diciamo, non è che si voleva dire non facciamo l'infrastruttura, però l'infrastruttura la facciamo fare a chi fa le infrastrutture, cioè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, evitiamo finanziamenti a pioggia, eccetera. Il concetto residuo che doveva rimanere all'interno del collegato ambientale sull'infrastruttura è: abbiamo un mobility manager d'area o anche semplicemente un bravo dirigente della mobilità del comune X. C'è un mobility manager nella scuola o nell'istituto comprensivo o nel plesso scolastico che si occupa della mobilità a casa scuola. Si fa un accordo tra i due soggetti, perché ci vuole sempre l'ente locale perché è proprietario e titolare delle ordinanze di traffico e della proprietà delle strade, della gestione delle strade. Nell'accordo si prevede che si vuole diminuire il numero di bambini che vanno a scuola, eccetera, si faranno delle azioni, si inserirà nel POF la mobilità sostenibile, si organizzeranno i bicibus, ma probabilmente tra le X azioni che il mobility manager suggerisce ci sono anche due o tre interventi infrastrutturali. Ecco, in questo caso l'intervento infrastrutturale strettamente connesso ad un progetto di mobility management poteva essere previsto. Poi in realtà la cosa è stata un pochino più estesa, ma questo ragionamento gliel'ho fatto per dirle: è opportuno che si agisca con gli strumenti dovuti, perché se si fa un programma come quello del programma sperimentale spostamenti casa scuola, che inizialmente era dotato di 39 milioni di euro che poi sono arrivati a un centinaio col rifinanziamento fatto dalla legge successiva di stabilità, è cosa diversa rispetto a finanziare l'infrastruttura ciclistica, che è una materia che prevederebbe almeno da parte dello Stato complessivamente in un arco pluriennale la messa a disposizione di almeno 2-3 miliardi di euro se si vuol fare un lavoro fatto bene. Siamo a 500, quindi c'è del margine se considera qual è il fabbisogno di infrastruttura. Il punto è riuscire a lavorare complessivamente sulle cose. Io qui volevo sottolineare un aspetto che è fondamentale, è diciamo a monte di qualsiasi dibattito o discussione si faccia sulla mobilità sostenibile. Esiste un tema che io stesso non ho affrontato quando ero in Parlamento, eccetera, perché lo sentivo, come dire, al di là delle possibilità. Però, se qualcuno ha più coraggio, ben venga. Manca completamente nell'azione dello Stato, quindi mettiamo insieme Parlamento, Governo e altri soggetti, manca completamente una visione sulla mobilità urbana. Fare il mobility manager significa anche organizzare la mobilità di persone che vengono dal Forese, dalla provincia, eccetera, per carità, però come per tutte le attività che riguardano la mobilità ci si concentra prevalentemente sui problemi della mobilità urbana. Non esiste un disegno, una visione sulla mobilità, non esiste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
una cosa che dovrebbe esistere, una direzione nazionale sulla mobilità urbana che si occupi di stabilire quali sono le linee principali di azione, eccetera, eccetera. Se ci sono voluti tanti anni per fare le linee guida sui PUMS e nonostante tutto i PUMS rimangono strumenti sostanzialmente facoltativi, evidentemente significa che manca una capacità di visione. Se si continua a investire nelle nostre città, e qui i mobility manager sanno di che cosa si parla, per esempio, c'è la mobility manager d'area del comune di Parma. Se nel comune di Parma, i cittadini di Parma per un decennio hanno sentito dire che nella loro città sarebbe stata fatta una metropolitana, è evidente che mancava una capacità di visione e di indirizzo da parte dell'amministrazione centrale e del governo, perché a chiunque di voi è chiaro che non si fa una metropolitana in una città di oggi 195.000 abitanti, ma quando nel 2001 venne annunciata la metropolitana Parma erano 170.000. Non ci sta una metropolitana, un buco sottoterra in una città di 170.000 abitanti. È evidente che se si prende un dritto, si dice dalle nostre parti, di questa natura, manca una visione forte. Quando manca una visione forte è chiaro che poi i mobility manager, che sono un pochino come la particella di sodio dell'acqua lete, no? Quelli, c'è qualcuno, siamo qui, diventa poi complicato costruire un contesto di azione, di attività anche per voi che siete l'ultimo terminale, perché voi siete il soggetto che lavora direttamente sulla costruzione della domanda. Abbiamo detto tutti che una buona azione di mobilità, in particolare di mobilità urbana, è lavorare sulla domanda e non più sull'offerta, no? Cioè ristrutturare la domanda. Per ristrutturare la domanda ci sono in mezzo comportamenti, eccetera. Io più di vedere un mobility manager che sta al telefono nella propria azienda cercando di capire, ma perché vieni, continua a venire in mano? Qual è il problema? Dov'è? No, ma perché sai, devo portare mia figlia a scuola. Ecco, allora dopo devi telefonare a quello d'area o direttamente al dirigente del comune, ma riusciamo a fare un bicibus in quella scuola così alleviamo? È tutto complicato, se non c'è una strategia, un disegno, i PUMS in parte lo fanno. Quindi, come dire, se ci dovesse essere un'azione di riforma semplice sarebbe quella di dire: allora, Ministero Infrastrutture e Trasporti, dotati di una struttura intelligente, capace di guidare le azioni di mobilità, perché sennò continueremo a lanciare a spot leggi, interventi, modifiche, ma mancherà sempre, saremo sempre delle particelle di sodio dentro un bicchiere d'acqua. Aggiungo solo un'altra cosa, che per me però è molto importante. Il mobility manager ha poche possibilità di agire effettivamente sulla... Ne avete citate molte, ma alcune di queste attengono a scelte che poi deve fare l'amministrazione locale, che è appunto titolare di ordinanze di traffico, la gestione del trasporto pubblico, eccetera. Il mobility manager aziendale, qual è lo strumento più forte che deve avere in mano? Avete parlato di risorse, no? Qualcuno mette un po' di soldi, eccetera. È il buono mobilità. C'è uno strumento economico da offrire in termini di beni o servizi al dipendente parificato al buono pasto, cioè ha un benefit diffuso su tutta la... Dove non c'è problema, le aziende private in realtà in parte lo possono già fare, le aziende pubbliche avevano dei problemi di legislazione di lavoro, perché se no produrre un benefit per i propri dipendenti poteva essere imputabile di danno erariale, quindi diventava, se non previsto, gli accordi sindacali, eccetera. Nell'ultima legge di stabilità è stato introdotto il buono mobilità, per esempio una cosa su cui concentrarsi, arrivare a dare rapidamente concretezza è costruire la metodologia per l'applicazione e distribuzione di buoni mobilità, con un'attenta rilettura di tutta la normativa di regolazione dei rapporti datori di lavoro, lavoratori, per permettere poi di avere questa cosa, e poi sarà compito del mobility manager, a seconda dell'azienda, delle tipologie, delle necessità, stabilire se si punterà prevalentemente su un buono mobilità che integra o paga quota dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico, piuttosto che prendere abbonamento al car sharing, piuttosto che per comprare una bicicletta, eccetera, eccetera. Poi giustamente si faranno le rastrelliere, eccetera. Quindi quello, per esempio, il buono mobilità, io lo suggerisco come elemento fondamentale. Quindi si riaggancia al tema anche degli incentivi che è stato citato varie volte. Oggi nella sì, però l'incentivo oggi più forte, perché se noi pensiamo agli incentivi sempre come qualcuno che ci mette i soldi, no? Spendersi
per riuscire a convincere il sindaco del comune, del proprio comune, a mettere un po' di soldi nell'arte bilancio è una cosa. Stabilire che automaticamente, perché nessuno mette i soldi per i buoni pasto dei dipendenti, sono parte della contrattazione di lavoro, sono un pezzo fondamentale dell'integrativo dello stipendio. Il buono mobilità deve diventare, questa era la ratio della norma introdotta alla legge stabilità, parte dell'integrativo dello stipendio, non soldi che ci sono se va bene, se per quei 3 anni lì c'è stato un assessore che ha deciso che ha raggranellato un po' di soldini a mettere sulla cosa, devono diventare parte dell'integrativo dello stipendio e quindi uno strumento costante ed efficiente dal punto di vista del mobility manager per riuscire a, quando fa quella telefonata, farla un pochino più a cuor leggero. Allora, ci hai pensato vuoi il buono per comprare la bicicletta o preferisci usare il trasporto pubblico? Come integra le due cose? Glielo devi spiegare tu, ma gli devi dare anche lo strumento per farlo. Così come nelle scuole, ragionissimo, quello è un obiettivo mancato, l'istituzione di un mobility manager in tutte le scuole, della gestione della mobilità, di accesso casa-scuola, di un programma, ho sentito che se ne sta parlando, se lo fate, fate benissimo, sarebbe una cosa straordinaria riuscire a fare veramente un lavoro, perché dove serve però anche sicurezza, perché adesso vediamo che c'è anche un trend di genitori che vogliono portare a scuola, soprattutto alle elementari, alle medie, i bambini, perché per una serie di fatti di cronaca abbastanza noti. Quindi anche su quel no io ve lo dico, perché semplicemente in città come Parigi di notte si può circolare serenamente in autobus notturni perché c'è una guardia in ogni autobus con un cane di quelli tipo d'assalto, con una museruola a strappo, se sale qualcuno che in fortuna vengono presi e lanciati di fuori e eventualmente si lava la museruola al cane e va il cane. Tutto questo non me l'aspetto in un autobus scolastico, però insomma si rende conto che c'è un discorso di sicurezza abbastanza importante. Però io non voglio anche questa è mobilità. Io sono per la sicurezza al 100%, tant'è vero che mi piace moltissimo che nel quaderno abbiate parlato di della sicurezza stradale, quella vera, però mi permetta questa cosa, il principale pericolo non è la sicurezza alle persone, ma è la sicurezza stradale, cioè risultare ferito o morto da un incidente stradale. Ora, i miei figli sono andati alle stesse scuole dove sono stato io con qualche decennio di anticipo. Quando io andavo a scuola a piedi e in bicicletta da solo, in Italia c'erano 12.000 morti sulle strade. 12.000 negli anni 70, fine degli anni 70. Quando ci andavano i miei figli ce n'erano 3.500. Oggettivamente, al di là di qualsiasi cosa, le condizioni di sicurezza in cui ci si muove nelle nostre città oggi sono migliori, oggettivamente. Parlavo di altri generi di problemi per i bambini, comunque. Mi riferivo ad altri generi di problemi, no, adescamenti però vari, quello gliel'ho detto prima, cioè nel droga, senso pedofilia. Sono d'accordo con lei che bisogna anche curare quella parte, però se lei va a un convegno internazionale, io andavo ai convegni internazionali dall'inizio degli anni 2000 a parlare dei progetti Bicibus, di come mandare i bambini a scuola, eccetera, eccetera, alzava la mano, no? Prima con le domande, alzava la mano lo svedese, dice: ma come li accompagnate a scuola i bambini? Io col mammone, perché ero andato lì col mio bel progetto, no, ma certo, faceva una grande figata, dopodiché, siccome il Bicibus, per ragioni di serenità dei genitori, sono organizzati con degli accompagnatori volontari, tra l'altro sollevati da responsabilità con tutte le assicurazioni, eccetera, eccetera, lo svedese che alzava la mano, come lo vedevo biondo che alzava la mano, ho detto: ecco, adesso mi dice che i bambini bisogna mandarli da soli. E infatti ci arriveremo, però. Sono tutte esperienze che spero riusciamo ad integrare, però mi sembra che oggi quello che è uscito fuori da questa giornata, e soprattutto anche dalla tavola rotonda, è che in realtà quando si parla di mobilità sostenibile si ragiona su diversi livelli della società, si parla di infrastrutture, si parla di regole, si parla di incentivi, si parla di contratti di lavoro, perché quello che lei ha proposto prima è una modifica nel contratto di lavoro nazionale, perché inserire questo bonus vuol dire questo. Si parla di sicurezza stradale, di sicurezza umana, perché comunque se la sera volessi, quante saremmo tutti felici che nelle discoteche o nei locali si potesse andare, come si fa tra l'altro in città come Rimini, che sono riccione, che sono iperattrezzate, li vengono a prendere con autobus e ti portano in discoteca, eviti moltissimi incidenti stradali, poi si potrebbe fare anche in tantissimi altri posti, ma non è così facile, non è così strutturato, ci sono le strutture. Quindi quando parliamo di mobilità sostenibile ci stiamo riferendo a un cambiamento culturale nazionale su tantissimi livelli, quindi assolutamente un'integrazione dei processi deve partire dall'azienda, deve arrivare nelle aree
urbane, ma deve anche soprattutto arrivare a chi deve mettere insieme tutto questo. Forse De Laurentiis, forse si potrebbe ragionare su un tavolo con molte identità, nel senso avere magari, non so, un report dei mobility manager, la rete universitaria che abbiamo qui in Italia offre dei dati su cui si possono strutturare tantissime, si possono capire tantissime cose, lo stesso con altre realtà. Forse su questo, prima di elaborare nuove, o anche mentre elaboriamo nuove leggi, si potrebbe cercare un modo per lavorare in modo multidisciplinare, una visione olistica. Le chiedo questo per concludere. Sì, devo dire che quello che, di cui avete dibattuto finora in realtà rientra nel tema, secondo me, più ampio di far percepire il trasporto pubblico, l'intermodalità, le modalità alternative di spostamento come qualcosa di vantaggioso al di là della parte economica, no? Cioè deve essere un modo più comodo, più conveniente dal punto di vista, appunto, delle abitudini quotidiane. Quindi garantire dei percorsi sicuri, dei mezzi affidabili, la possibilità di non incorrere, appunto, in alcun evento negativo, rientra in una visione in cui il trasporto pubblico e non solo, il trasporto collettivo, condiviso e la mobilità attiva sono in realtà, rientrano in un cambiamento culturale, no? In una situazione in cui, appunto, il cittadino preferisce, predilige una modalità diversa da quella del possesso dell'auto privata. Per fare questo, secondo me, secondo noi, probabilmente ha molto senso quello che l'esperienza di Parma dimostra, cioè che ci sono delle best practice, non necessariamente di altri paesi, ma insomma anche nelle città italiane, negli enti che hanno per primi coraggiosamente adottato questa nuova visione. Quindi probabilmente scambiarsi anche esperienze, trovare dei meccanismi per condividere queste esperienze permette una maggiore diffusione, con maggiore velocità di queste iniziative. Paolo Gandolfi lo ha ben detto, no? Il fatto che in tanti anni le linee guida dei piani urbani della mobilità sostenibile non siano stati adottati o ci sia stato anche tanto tempo per redigerle, lascia ben intendere il fatto che, appunto, probabilmente anche i casi migliori in Italia non siano adeguatamente, non dico valorizzati, ma insomma almeno conosciuti e diffusi. Da questo punto di vista, secondo noi, come politica si può fare tanto e favorire queste pratiche, anche per esempio riconoscendo la giornata del venerdì come giornata dedicata al back to work, per permettere lo scambio di queste esperienze è assolutamente, assolutamente utile, e quindi in qualche modo aumentare anche la sensibilità delle istituzioni, dei rappresentanti istituzionali. Faccio delle piccole riflessioni a margine. Paolo Gandolfi lo sa meglio di me, perché appunto era il relatore di quella della legge De Caro e di altri provvedimenti. La scarsa sensibilità che abbiamo riscontrato al Ministero in alcune direzioni generali, ovviamente è una questione ovviamente molto a macchia di leopardo, di alcuni dirigenti, direttori generali, di alcuni funzionari, quindi avere anche una parcellizzazione di queste competenze e riscontrare che la stessa scarsa conoscenza di quelle che sono le migliori pratiche anche nei funzionari legislativi del Parlamento dimostra che da questo punto di vista probabilmente una sensibilizzazione non bisogna farla soltanto verso i più piccoli, verso i cittadini, ma anche internamente nei confronti del decisore pubblico e degli enti locali. Quindi da questo punto di vista sicuramente c'è tanto da fare, e probabilmente i cittadini, che siano piccoli o adulti, imparano molto di più con l'esempio che non con una norma prescrittiva o con una penalità. Quindi forse incidere di più sulle premialità e sulla cultura è una leva da preferire dal punto di vista, appunto, dello strumento del legislatore. Grazie, io mi piacerebbe parlare ancora a lungo di questa cosa, però abbiamo ancora siamo un pochettino in là con i tempi, e quindi vorrei lasciare le conclusioni della giornata al professor Matteo Colleoni.
Università Milano Bicocca, nonché anche vicepresidente della rete Mobility Manager, quindi prego a lei. Sì, grazie. Beh, seguito con molta attenzione le presentazioni, poi la tavola rotonda. Penso che possiamo, cerco di stare nei 10 minuti, non di più, di conclusioni, mettere in evidenza questi aspetti. Allora, mi pare che abbiamo iniziato e negli interventi sono state tre le questioni, i problemi che sono stati presi in considerazione e poi vediamo quali sono le azioni di politiche, management e di rete che sono state proposte. Primo aspetto, Grimaldi è partito su questa questione, il tema della centralità urbana e demografica. Noi attualmente siamo 7 miliardi e mezzo di popolazione al mondo, considerate che negli ultimi 12 anni abbiamo avuto un incremento di 1 miliardo di popolazione. Ci è voluto 1 miliardo per 1850 anni di storia del genere umano per arrivare a questa popolazione. Negli ultimi 12 anni abbiamo avuto questo forte incremento, le aspettative è che nel giro del 2050 raggiungiamo 10 miliardi. Buona parte di questo incremento demografico si verifica nei contesti urbani. Veniva Grimaldi stesso e qualcun altro dava dei dati, parlavamo del 57% di popolazione urbana, in realtà nei paesi occidentali siamo sul 70% di popolazione urbana. Quindi la prima questione di partenza è che la gestione della mobilità, del mobility management è una questione essenzialmente urbana, in un contesto dove la popolazione aumenterà, aumenterà la popolazione urbana, e dove, come ho già detto anche in altri interventi, l'onda lunga della mobilità veicolare privata non è ancora arrivata. Non è ancora arrivata, si verificherà nei prossimi 20 anni, siamo circa 650 milioni di veicoli in questo momento al mondo, pensiamo di raggiungere 1 miliardo, 1 miliardo e 200 mila veicoli nel corso dei prossimi 30 anni. Questa è la prima questione di premessa. Seconda questione di premessa, il tema l'ha affrontato un po' Patella, ovvero il problema che nonostante tutto, nonostante le intenzioni che vedremo tra poco, in questo momento è in aumento l'uso delle vetture private, è in aumento l'acquisto delle vetture private e il parco veicolare, l'ha messo in evidenza qualcuno, è ancora abbastanza vecchio, c'è un 10% ancora di auto Euro Zero. In questa situazione, una situazione non casuale, è dovuto in fondo al modo in cui si sono costruite le nostre città. Patella parlava di Edge City, noi preferiamo parlare un po' di più di meta città, città che sono andate di là dei propri confini, e questa forte dispersione della domanda di mobilità ha portato un incremento della mobilità veicolare privata. E qui è difficilissimo fare integrazione, perché la multimodalità di cui si parla non è tanto una politica che va di pari passo con le politiche di integrazione, è una politica conseguente alle politiche di integrazione. Io faccio politiche di integrazione e da qui deriva poi la multimodalità. E quindi in una situazione di dispersione è difficile fare integrazione a livello normativo, a livello pianificatorio e a livello di interventi, e questo è un secondo problema. Terzo problema, esiste uno scarto tra desideri e intenzioni e azioni. È così ovunque, non soltanto nel campo della mobilità, anche nella nostra vita privata. Se abbiamo un livello di desiderio che non sempre si traduce in intenzioni e in azioni. E questo è un problema serio. Mi pare però che qui, come in altri settori, non possiamo farci nulla, ovvero le nostre intenzioni, i nostri desideri sono incommensurabili rispetto alla grandezza del problema che dobbiamo affrontare. È troppo grosso il problema, dobbiamo adeguarci in qualche modo con delle piccole azioni. E di fronte a queste tre grosse questioni che sono state affrontate in maniera trasversale dai diversi relatori, cosa è stato proposto in termini di politiche e di management di rete? Anche qui farò una sintesi. Faccio una sintesi tra tre gruppi di azioni: azioni preliminari, azioni in itinere e azioni in uscita, un po' come nei processi di valutazione, per semplicità. Cominciamo col primo aspetto, azioni preliminari, sono essenzialmente due, azioni di sintesi e di aggiornamento normativo. Diceva giustamente l'onorevole De Lorenzi, se non si risolve tutto con le leggi, è vero, però è vero che in diversi interventi è stato detto che abbiamo tante leggi, poi è stato anche detto il motivo per cui è difficile far parlare queste leggi, diversi capitoli di spesa, diverse norme e diverse storie di queste leggi. Però un'integrazione normativa è molto importante, diversi relatori hanno messo in evidenza questo tipo di necessità.
non soltanto integrazione normativa ma anche aggiornamento normativo, va detto PIRAS, occorre avere un aggiornamento normativo rispetto alla vecchia legge sul mobility management che risale ormai a qualche decennio fa e forse anche cambiare alcune espressioni. Ancora PIRAS diceva piano di gestione della domanda di trasporto, mi piace molto più degli spostamenti casa-lavoro, perché è una visione di carattere un po' più sistemico. Quindi un'azione preliminare è lavorare a livello normativo. Una seconda azione invece ha a che fare con il discorso della governance, dell'azione del mobility management. Ha toccato questo argomento Chiari, ha toccato questo argomento Martellato. E io conosco un po' di più il discorso del mobility management accademico, e però lo possiamo estendere anche al mobility management, non soltanto accademico. In realtà le capacità di intervento dei mobility manager sono pochissime, come diceva giustamente l'onorevole Gandolfi, ovvero sono pochi i contesti in cui noi siamo ascoltati e ancora più pochi i contesti in cui riusciamo effettivamente a fare queste azioni. Dall'altra parte c'è un'altra questione, Chiari appunto nel suo intervento, il mobility manager d'area, e che però non è molto diffuso a livello nazionale, come sappiamo purtroppo, ma è importante perché la dispersione della domanda di mobilità nei territori appunto dispersi richiede di intervenire a livello di area vasta, non di livello comunale. Io sono a Milano e ho un ottimo PUMS e ho anche, secondo me, in questo momento dei politici che lavorano bene e anche quelli precedenti sul tema della mobilità sostenibile, però ci fermiamo ai confini di Milano e non riusciamo ad andare oltre perché non riusciamo a creare strumenti di integrazione nell'area vasta oltre Milano. A Milano Bicocca abbiamo 30.000 studenti di cui il 70-80% viene dalla Brianza e lì c'è un problema di integrazione della mobilità cittadina con la mobilità di Trenord, del sistema ferroviario della Lombardia, integrazione che con grandi difficoltà riusciamo a costruire. E allora il mobility manager deve lavorare in quel caso, e questa è un'azione di premessa, su dei territori giustamente ritagliati per poter integrare la mobilità e conseguentemente per poter gestire gli spostamenti in maniera appunto multimodale. Parliamo alle azioni in itinere, quindi ho detto i tre grossi problemi di partenza e adesso stiamo parlando delle azioni di mobility management di rete. Queste due erano di premessa, quindi aggiornamento e integrazione normativa e secondariamente collocare l'azione del mobility management al giusto livello territoriale, che è una cosa molto difficile. Secondo aspetto sono le azioni in itinere, sono fondamentalmente tre, quelle che sono uscite nel dibattito di questa mattina. Il primo è stato toccato benissimo da Carrese, il discorso del sistema di mobilità. È un discorso di sistema di mobilità, cioè di integrazione delle azioni. In un punto del rapporto qualcuno scrive: le azioni di mobility management rientrano in quattro categorie, che sono le azioni di concessione, le azioni di restrizione, le azioni poi di persuasione e le azioni di innovazione tecnologica. Buona parte delle azioni sono di persuasione nel campo accademico, o meglio, scusatemi, sono di concessione, ovvero si tende tendenzialmente a concedere di più ai propri dipendenti perché questi si spostano meglio, il che è ottimo. Però abbiamo contato tutte le azioni di mobility management a livello accademico e abbiamo visto che le azioni di restrizione sono pochissime. Io stesso nella mia università non riesco a convincere il rettore a eliminare i parcheggi per gli studenti, neanche per i dipendenti, gli studenti sto parlando. Quindi una politica di restrizione è difficilissima da mettere in campo, lo dicevo lo stesso però Gandolfi prima, ovvero vietiamo il trasferimento di fondi a soggetti che non hanno il mobility manager e che non hanno un piano di mobilità. È una politica di restrizione. Ragionare su logiche di politiche di restrizione integrata con le politiche di concessione è fondamentale. Quando abbiamo i convegni internazionali con gli stranieri del Nord Europa sul discorso dei parcheggi e ci raccontano come in Olanda gestiscono i parcheggi nelle università, ci rendiamo conto che applicano una politica di restrizione. Le politiche di persuasione, che non sono politiche informative, sono politiche di accompagnamento. I mobility manager, gli ingegneri che lavorano con noi nel campo del mobility management accademico sanno benissimo che c'è una sigla che sono la BTBH, e cioè gli interventi di cambiamento dei comportamenti volontari. Sono degli interventi d'accompagnamento. Cartellini nel suo intervento e nella presentazione del loro interessante, bellissimo progetto
sono intervenuti anche su queste logiche. Logiche di persuasione sono delle logiche importanti, perché il comportamento di mobilità, si diceva prima, e qualcuno diceva, la mobilità risponde a requisiti razionali. Sì, parzialmente, gli studi però dicono anche che la mobilità risponde a requisiti abitudinari. È difficile cambiare le abitudini non le cambi con una informazione, le abitudini le cambi mettendo le persone nella condizione di cambiare comportamenti, e se cambi comportamenti devi accompagnarle a questi tipi di azione. In questo senso, quindi, una prima azione in itinere è l'integrazione sistemica di questi tipi di azione, altrimenti non c'è un sistema. Concedo soltanto al dipendente qualcosa, invece no, devo restringere dei diritti che vanno in contrasto con i diritti ambientali, devo persuadere attraverso azioni di cambiamenti abitudinari, e dall'altra parte però devo anche riuscire a intervenire con delle trasformazioni tecnologiche organizzative. Il secondo tipo di azione in itinere che è uscita da questo dibattito riguarda gli interventi sui requisiti della domanda di mobilità. Ovvero, se io ho una distribuzione delle residenze, qualcuno l'ha detto nel suo intervento, e dei luoghi di lavoro di questo tipo a livello geografico, come faccio come mobility manager a modificare i comportamenti di mobilità? Devo andare un po' a monte, c'è non soltanto il mobility manager che quindi interviene dando delle azioni, ma che interviene nei settori in cui si decide qualcosa sulla morfologia degli insediamenti, delle abitazioni e dei luoghi di lavoro. Quello che diceva ancora Cartini in parte, cioè ragionare sulla distribuzione degli insediamenti, le università, i luoghi di lavoro e le abitazioni, e questo è fondamentale. E poi un terzo passaggio, sempre nelle azioni in itinere, riguarda un punto toccato da Brini, i giovani. Ora, noi diciamo spesso che per cambiare i comportamenti di mobilità si deve intervenire sulle comunità di pratica. Sapete cosa sono le comunità di pratica? Sono le comunità di persone che sono più disposte a cambiare. Vi faccio un esempio: nelle campagne contro il fumo è inutile fare una campagna rivolta a dei fumatori incalliti, perché non cambieranno mai comportamento, non spendono neanche soldi e sforzi e li lascio consumare le sigarette che vogliono. Intervengo invece sulle comunità che sono disposte a cambiare comportamento. Ora, si dice che i giovani sono più disposti a cambiare comportamento nella direzione della mobilità sostenibile. Ora, in realtà è un tema molto dibattuto, non sappiamo se sia vera questa cosa fino in fondo, bisogna indagarla, perché noi sappiamo che i giovani oggi lavorano di meno, entrano più tardi nel mercato del lavoro e quindi sono tra l'altro in una situazione di crisi economica, ed è quindi abbastanza normale che usino meno l'automobile, hanno anche meno soldi per comprarla e mantenerla. Probabilmente è vero che hanno cambiato valori, andrebbe un po' studiato meglio questo fenomeno. Sicuramente interverrei sui giovani, ma quanti sono i giovani oggi nelle nostre amministrazioni? Quanti sono i giovani? Quanti sono i giovani che lavorano nel comune di Roma? E sono mica tantissimi, perché c'è stato un blocco delle assunzioni. E quindi cerchiamo di contare quanti sono i giovani. I dipendenti delle mie università sono tendenzialmente non giovani ed è difficile cambiare i loro comportamenti. Secondo aspetto, tra poco entrano nell'età pensionabile i baby boomer, quelli nati negli anni 50 e 60, socializzati all'uso dell'automobile, che passeranno buona parte della loro età anziana su automobili private, per andare a divertirsi fondamentalmente o a servire un po' la propria famiglia. E è così, è mica una questione da nulla. I baby boomer sono la grossa quantità di popolazione che avremo nei prossimi 30 anni, buona parte oltre i 65 anni, nati negli anni 50 col mito dell'automobile, che lo useranno sempre di più. Quindi attenzione, comunità di pratica, sono i target su cui intervenire. E concludo con le azioni in uscita di cui abbiamo parlato. Beh, qui si è parlato fondamentalmente di necessità di comparabilità, e questo è un tema molto importante. Si è parlato di necessità di comparabilità degli strumenti conoscitivi, l'ha detto qualcuno, cerchiamo di adottare simili strumenti di raccolta delle informazioni. Beh, insomma, un dibattito come quello di oggi va nettamente in questa direzione, quello di capire, conoscere cosa fa uno, cosa fa un altro, lo stesso titolo, Mobility Manager in rete, la risposta a questo tipo di obiettivo. Ma non soltanto, usare dei software gratuiti per tutti, diceva Carrese prima, e quindi giusto, perché se noi usiamo questi software uguali per tutti, tutti utilizzeranno delle stesse metodologie. E poi Gandolfi diceva ancora, delle metodi condivisi, delle pratiche di concessione di buoni mobilità. E anche questo è una, va nella direzione in uscita di trovare degli strumenti di comparazione. E infine strumenti
in uscita di valutazione comparata, e qui torno al punto di partenza della prima relazione di Grimaldi, mi pare, in cui raccontava della necessità di avere degli strumenti che consentano di valutare l'efficacia degli interventi e delle politiche di mobility management. Quindi non soltanto strumenti comparabili nella raccolta delle informazioni e nella gestione, ma anche in termini di valutazione dell'efficacia di queste azioni stesse. Grazie. Grazie. Volevo sapere, prima di chiudere, se c'è qualche domanda dal pubblico. Ok. Nel frattempo che arriva il microfono, vi anticipo che sono avanzate delle pubblicazioni del libro del Mobility Manager, se volete sono alla reception. Sente? Sì. Sono l'architetto Santonico e lavoro in Ispra e sono stata mobility manager ai primi anni a ridosso della prima uscita del decreto sul mobility management. E volevo chiedere, a proposito di integrazione normativa, per quanto riguarda la legge sul telelavoro e le linee guida uscite, diciamo, da breve tempo, e per l'applicazione appunto del telelavoro e dello smart working, e gli obiettivi principali, diciamo, di... Se no può venire qui se vuole. Usiamo questo microfono qua, viene un secondo qui. Sì, dicevo, tra gli obiettivi principali di questa norma, oltre l'agevolazione della conciliazione dei tempi casa-lavoro, c'è anche la riduzione della mobilità all'interno delle aree urbane. E volevo capire come mai, diciamo, nei programmi dei mobility manager non si cita mai questa norma, oppure non si fa un minimo di monitoraggio nei confronti delle amministrazioni sull'applicazione di questa norma, che ad oggi dovrebbe essere già a regime, ma che purtroppo constatiamo che si fa molta fatica a farla applicare nelle amministrazioni, soprattutto perché con i numeri che detta la norma di una percentuale del 10% dei lavoratori da far inserire nel telelavoro al 2018, conti alla mano, la popolazione sarebbe alquanto numerosa e quindi inciderebbe di molto sulla riduzione della mobilità all'interno delle aree urbane. Grazie. Chi può rispondere a questa domanda? Posso provare a dire qualcosa, perché in realtà il riferimento normativo non l'ho presente. Lei dice che c'è nel decreto di istituzione del Mobility Manager, quindi parliamo quello del 98? Del PUMS, dice. Ah, del telelavoro, scusi, è che non l'ho sentito. Sì, sì, sì. Chiaro, no, in un PUMS ben fatto, perché poi alla fin fine lo strumento per mettere in pratica l'obiettivo che è contenuto in quella legge, ma questo non lo sapevo, ma è contenuto anche in altri testi, di riduzione dell'inquinamento, della congestione, insomma di quelli che sono i dati principali di valutazione dell'insostenibilità della mobilità, è affidato sostanzialmente ai PUMS oggi, prima ai PUM e precedentemente ai PUT. Stavo dicendo che nelle linee guida dei PUMS il tema del telelavoro viene indicato, e i PUMS hanno a loro volta
una metodologia di monitoraggio. Dopodiché, che il telelavoro, che ci sia diciamo, il dialogo tra le due norme, questo evidentemente no, cioè nel senso c'è evidentemente una sovrastruttura culturale che ha permesso soprattutto agli accademici di tenere insieme le cose quando sono stati definiti, però evidentemente non c'è, ma questo è un elemento che abbiamo detto anche prima, cioè dell'assenza di un tessuto che connette i diversi disegni di legge, le diverse intenzionalità. Questo è un elemento che manca. Il mio suggerimento per chi si occupa prevalentemente di telelavoro e per i mobility manager che hanno il tema del telelavoro sulla loro cloche, insomma, come arma, è quello di far sempre presente all'interno, siccome i mobility manager partecipano sempre almeno alla fase di ascolto della redazione dei PUMS, perché almeno quella parte lì, nel caso suo anche addirittura la parte redazione, se non ho capito male, è lì è il momento opportuno per dire i programmi di telelavoro gestiteli così o fateli così, perché sennò altrimenti diventa difficile, perché anche i PUM stessi non hanno uno strumento di cogenza, nel senso che se un comune non li fa diventa difficile di... Grazie, direi che ci ritroviamo sempre allo stesso punto, che manca una redazione e manca anche una forma di controllo. Speriamo che adesso, insomma, ci sia una sensibilità per andare avanti. Grazie a tutti per la presenza, grazie all'ISPRA per aver organizzato questa giornata, Università di Roma 3 e al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Grazie.